Allora, il Vides è una ONG che nasce all'interno dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, quindi siamo presenti sia in Italia e sia all'estero e principalmente con attività educative, quindi scuole, centri di formazione professionale, e oratori, centri giovanili, e quindi noi cerchiamo di aiutare soprattutto, sostenere soprattutto le realtà delle nostre educative e delle scuole salesiane, secondo il carisma di Don Bosco. Quindi che è puntato soprattutto sul metodo preventivo. Il bene comune è offrire soprattutto pari opportunità e questa è un po' anche la nostra mission, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e offrire l'educazione come bene comune, il diritto al cibo come bene comune, e il diritto ad avere un'infanzia serena, perché penso soprattutto ai nostri progetti in Sud Sudan e attualmente siamo presenti a sostegno dell'accoglienza che stanno offrendo le nostre case salesiane in Polonia, in Moldavia, in Slovenia alla popolazione ucraina. Quindi il diritto alla vita è un bene comune che però non viene, spesso non ci si dimentica. Ha impattato marginalmente, noi abbiamo cercato comunque di portarle avanti con metodologie diverse, quindi la didattica a distanza ovviamente, e abbiamo cercato di non interromperle le nostre attività. Hanno inciso da un punto di vista metodologico, perché ovviamente abbiamo dovuto rivedere alcune metodologie con le quali realizzare le attività. Certo, abbiamo dovuto sospendere le attività aggregative, ma abbiamo cercato comunque di rimanere vicino ai bambini in modo diverso. Allora sì, possono essere utili soprattutto ai fini di una stesura progettuale, in quanto comunque tutti i progetti hanno come base un'analisi del contesto e noi ricorriamo molto spesso ai dati Istat perché ci permettono di avere una lettura del territorio su cui andiamo ad operare e quindi diventano in alcuni casi anche un po' le nostre baseline. O comunque dati che ci consentono di avere sott'occhio la realtà su cui siamo presenti o dove vorremmo essere presenti con delle progettualità.